Madina è un corpo violato intanto dalle truppe di occupazione nel suo paese. Dopodiché è violato dalla sua stessa famiglia, lo zio. Lo zio, in base a una strumentalizzazione di malintesi concetti religiosi, decide che questa ragazza deve immolarsi come terrorista suicida, praticando una doppia violenza, perché per portarla a questo la manipola in tutti i modi. È intanto un messaggio contro la violenza di tutti i generi, la violenza corporea, la violenza ideologica, ogni genere di violenza. Poi si parla anche della spirale di violenza innestata da questo esercito occupante. Insomma, la condanna è di questa spirale di violenza da cui non si vede veramente una vera via d'uscita, non ci sono proposte. Ecco. In questa storia l'unico spiraglio verso un possibile futuro è l'amore, è la storia d'amore fra Olga, la zia di Madina, e lui, un giornalista dapprima agnostico su questa storia e dopo invece profondamente coinvolto. C'è un duetto d'amore da cui si intravede uno spiraglio di umanità che può sopravvivere. E secondo me è un momento storico in cui non solo si può, ma si deve portare il pubblico a riflettere. L'arte oggi deve comunque porsi il problema della comunicazione, perché la comunicazione è il motivo stesso di esistenza dell'arte. L'arte non deve perdere la propria specificità. La comunicazione musicale è portatrice di valori importanti, ha un portato sociale, ha un portato, se vogliamo dire, democratico. La condizione assoluta è che le forme artistiche coinvolte in questo messaggio siano espresse alla massima potenza. Ecco, questa è l'unica condizione che permette poi di dare validità al messaggio che si vuole veicolare.